con Alain Massé, dalla Francia. A lui facciamo la solita domanda. Buongiorno a lei, come va? Sto benissimo, grazie, caro. Ciao. Dove ti trovi adesso? Dimmi. Dove ti trovi adesso? Allora, mi trovo a Nantes, all'ovest della Francia, vicino al mare. Ecco, la situazione in Francia com'è? Siete anche voi chiusi in casa, non potete muovervi? Allora, è veramente uguale all'Italia, ok? Sono sempre in contatto con milanesi e abbiamo la stessa situazione, ok? Non possiamo uscire senza l'autorizzazione, ok? Tutti i negozi sono chiusi, eccetto farmacie, negozi alimentari. Tutto è chiuso, bar, ristorante, nessuno su strada, la polizia dappertutto per controllare le persone che sono fuori, fiori, tutto è uguale, veramente uguale. Ecco, ti volevo chiedere, gli ospedali come sono? Sono in emergenza, come in Italia, oppure la Allora, situazione non è critica come... all'est della Francia, sì. Dove tutto ha cominciato, ok? All'ovest non siamo troppo tutto a posto all'ovest della Francia. Parigi è un po' il casino, all'est il casino, nel sud comincia il casino, all'ovest ancora tranquillo. Ecco, nei negozi mancano i beni di prima necessità oppure è tutto sotto controllo? Alimentari, pane? Solo prima necessità. Solo prima necessità. Le Comunque non ci sono emergenze? banche sono chiuse. E non sono sicuro perché io non esco mai. Ah, ok. E quindi hai il tempo anche Solo per fare la spesa e basta. per i tuoi hobby? E per i I tuoi miei hobby, hobby? sì. Hai il tempo per Il fare i mio tuoi hobby è hobby? la batteria. Ah sì, bravo, bravo, non sapevo che suonavi. Quando sono arrivato in Francia il 26 febbraio, perché avevo sentito la situazione arrivare, e sono andato a prendere la mia batteria e l'ho messo nella mia camera, perché vivo da miei e ho ripreso la camera di bambino. Ecco, una domanda. Come la vedete la situazione italiana voi in Francia e come considerate le nostre azioni per risolvere il problema coronavirus? Allora, tutti i francesi non pensano uguale, ok? Io trovo che Macron non si è ispirato, non so se si dice così in italiano, Sì. della situazione italiana. Lui avrebbe dovuto imparare della situazione italiana. E lui ha preso troppo di tempo. Abbiamo avuto in fragole la fortuna di avere la Cina prima, l'Italia prima, e avremmo dovuto fare le cose più veloce, in fretta, ok? E non ho mai sentito critica, si dice in Italia, in Sì, italiano? criticare, sì. No, critiche dell'Italia, da nessuno, no, 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 no. Perfetto. Alain, ti ringrazio. Naturalmente stai bene nella tua casa. Suona come devi suonare. Sai che io suono anch'io, eh? Ah sì, lo Sì, so, quindi... lo Bravo, so, ne abbiamo parlato cenando a Rovigo, ti ricordo? Ti quindi ricordi, scusa? la prossima volta facciamo una jam session, va bene? Con piacere. Alain, ti ringrazio, buona giornata e stai bene. Buona giornata a te, Leandro, e alla prossima. Ciao, ciao, caro.